Ciao a tutti, bentornati in Ospolab. Oggi, dopo aver recuperato questo coso all'isola ecologica, ho riconosciuto in questa una serie di design anni 30, è probabilmente una replica economica, però voglio provare a recuperarla. Ecco qua. E allora via, l'impresa è disperata. Eccola qua, finita, mi sono seduto sopra, comoda pure peraltro, ma quello si sapeva. Allora, prima fase, lavaggio, perché è ridotta in condizioni deplorevoli, quindi è necessario un bel lavaggio, e acqua e sapone, semplicemente, ripetuto, e questa è la prima fase importante. Dopodiché poi un ulteriore lavaggio al sottoscritto, perché dopo aver lavorato su un oggetto così lercio è naturale che bisogna provvedere anche a un lavaggio doppio a seguire. Passiamo alla fase dello smontaggio, quindi separiamo la pelletteria dal telaio. Fase non proprio semplice, perché chiaramente c'è l'ossidazione anche delle viti, alcune sono venute via abbastanza facilmente, le brugole che sostengono la seduta, mentre invece ho avuto notevoli problemi con i braccioli. Ecco, togliere i braccioli è stato abbastanza complicato e una vite si è anche spezzata, quindi dovrò provvedere a ricostruire la parte interna. Telaio. Ecco, il telaio è ossidato, cioè c'è parecchia ruggine, e questo probabilmente a un occhio così inesperto sembrerebbe irrecuperabile. In realtà, lavorando con una carta abrasiva a grana fine, insistendo un po' con un po' di olio di gomito, buona parte dell'ossidazione viene rimossa. Laddove il danno è irreversibile, chiaramente rimane il metallo nudo, però ci può stare, del resto sarà una cicatrice che andrà praticamente a confermare l'età della poltroncina. Non è un dramma, insomma, del resto un oggetto recuperato non possiamo pretendere che torni perfetto come nuovo, anche perché poi non è conveniente. Già tornare con una buona parte della cromatura nelle condizioni pressoché iniziali è un buon risultato. Altra fase, la pelletteria, e qui è stata complicata, perché io non ho mai restaurato pellami e mi sono affidato praticamente ai consigli del mio amico Salvatore, che lui, lavorando sui sedili delle auto, qualche volta gli è capitato di risolvere qualche problema, e questo infatti si compra un prodotto, uno stucco che si compra proprio nei negozi dove vendono vernici e materiali professionali per le carrozzerie e anche per gli interni. È uno stucco, proprio si mette come uno stucco, lo si posiziona praticamente sopra i fori. Ovviamente prima bisogna pulire bene, c'è un apposito detergente che ho acquistato insieme allo stucco, e poi bisogna aspettare il tempo dovuto. Io l'ho fatto spesso a mani nude perché rimane più pratico, ma sarebbe meglio farlo con i guanti di lattice, meglio ancora con quelli di nitrile. Ecco, bisogna far asciugare questo stucco e poi, se necessario, ed è stato necessario, ritornare più volte sugli stessi buchi per mettere ulteriori strati di stucco. E poi alla fine, con una carta abrasiva fine, praticamente si rimuove l'eccesso, un po' proprio come se fosse una carrozzeria, né più né meno. Certo, bisogna fare attenzione, stiamo lavorando sulla pelle,
pelle, che non l'ho detto prima, lo dico adesso, è una pelle vinilica, è una similpelle, non è una pelle naturale. E questo semplifica un po' le cose. Bene, questa operazione è stata ripetuta più volte su tutti i punti, anche quelli più difficili, e da parecchie parti è venuta bene, da altre magari si vede il segno. Non pretendo di andare oltre, è la prima volta che lo faccio, però vi dico, se avete buona pazienza potete farlo tranquillamente anche voi. Bene, tintura. Ovviamente le parti stuccate risultano biancastre, vanno ristuccate. Bene, e qui si entra in un campo piuttosto complicato, perché se la pelle è colorata bisogna farsi fare una vernice apposita in un negozio specializzato. Io però, che avevo a che fare con una pelle nera, mi sono affidato a un prodotto vecchissimo, ovvero alle tinture o nero del diavolo o nero d'inferno, queste qua, che sono arci note per chi lavora la pelletteria, però esiste solo il nero. Però a me il nero serviva, quindi con questa, che peraltro è economicissima, o con questa qua col pennellino, ho provveduto a riverniciare il tutto. Rimontaggio. Rimontaggio chiaramente prevede prima di tutto una bella pulizia delle viti fatte con la spazzolatura, eccetera, sostituzione di quelle da sostituire. Ho dovuto sostituire anche un prigioniero all'interno di un bracciolo. L'ho fatto molto semplicemente, non l'ho ripreso, e poi si rimonta il tutto. Così come l'ho smontata, la si rimonta. Fase finale, si prende la cera per le pelli e si lucida, è molto semplice. Io ho usato, ve lo dico, una vernicetta neutra, e quindi ci ho messo quella, e il risultato è quello che potete vedere in sovraimpressione. Diciamo che sono molto soddisfatto di questo risultato, quindi l'ho fatto io, potete farlo anche voi sicuramente. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qua, e iscrivetevi al canale, ve lo dico sempre alla fine, e penso di aver detto tutto, e ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao a tutti.